Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Ci sono delle buone notizie che in questo periodo qui sicuramente non fanno male, nel senso che siamo in un periodo particolarmente delicato. Siamo in un periodo particolarmente delicato, siamo in un periodo particolarmente, insomma, sicuramente un periodo non chiaro, ecco, sapete bene che si è dimesso tutto il CDA della Juventus in seguito a delle situazioni relative ad indagini sui soggetti, insomma, coinvolti nell'inchiesta relativa alla Consob, però dopo, diciamo, un periodo di riflessione, dopo gli incarichi, diciamo, iniziali che sono stati conferiti, pare che ci siano delle notizie buone sul lato investitori. Quindi io cerco di spiegarvi questa cosa nella maniera più semplice possibile, senza andare ad annoiarvi, perché comunque sono delle cose di economia, sono delle cose di diritto, quindi sono delle cose un po', non dico pesanti, però sono delle cose che non tutti apprezzano, no? Quindi di conseguenza cerco di essere un pochino più leggero e di non essere troppo tecnico nella spiegazione delle cose. Partiamo da un presupposto molto semplice: la dirigenza della Juve, la nuova dirigenza, sarà una dirigenza purtroppo basata molto sulle competenze economiche. Dico purtroppo perché una società sportiva, secondo me, non può basarsi solo su quello, ma deve anche basarsi su una parte sportiva importante. Però, mi spiego. Facciamo un punto, cerchiamo di capire un pochino la situazione. Prima di iniziare, come al solito ragazzi, io volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni ovviamente nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va, ovviamente ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale, mettere ovviamente like al video, ripeto, e ovviamente ragazzi ricordatevi di attivare la campanellina delle notifiche, non fate i tifosi dell'Inter, lo ripeto e lo ribadisco in ogni video, la campanellina delle notifiche è praticamente la cosa più straordinaria che voi potete, diciamo, attualmente provare a comporre, ecco, per questa situazione, perché per quanto mi riguarda molta gente mi dice: Metti, io non ricevo i video, non riesco a vedere i tuoi video, prima li vedevo, adesso non li vedo più. Probabilmente non avete attivato la campanellina, quindi a un certo punto non vi mandano le notifiche. Quindi ricordatevi che la campanellina va attivata, attivatela, ricordatevi di avere le notifiche. Molto importante, trovate OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio. Assolutamente io non voglio nulla, però veramente la migliore app attualmente a disposizione ed è gratis. E poi ovviamente trovate anche i miei social, quindi se vi va seguitemi sui social. Ripeto, non voglio nulla, non ti dico nulla e non vado cercando assolutamente nulla a livello legale, a livello complesso per la società, perché quelle sono cose che è tutto pulito dalla società, nel senso è tutto pulito, è pulito, è una situazione chiarita dalla società, però noi dobbiamo occuparci del lato economico. Quando la Juventus l'altra sera ha annunciato le dimissioni del CDA, il giorno dopo il titolo in borsa a picco, ragazzi, perché ovviamente cosa vuol dire quando un titolo in borsa di una SPA va a picco? Vuol dire che non c'è fiducia da parte degli investitori. Cioè, vuol dire che la gente che avrebbe potuto investire in te, gli investitori, coloro che hanno il denaro per finanziarti, che avrebbero potuto investire in te, non investono in te perché dicono: chi me lo, cioè, perché dovrei investire in una società che non è più composta bene? Perché dovrei spendere i miei soldi all'interno di una società che effettivamente non ha una base? Ed è un comportamento normale. Il titolo in borsa va giù quando, ad esempio, la società è in difficoltà. Questa mattina, nel momento in cui sto girando, il titolo in borsa è salito. Ed è salito, secondo me, in base alle dichiarazioni che ha fatto John Elkann. Perché io credo che il titolo in borsa di una società possa variare anche in relazione a quello che è anche se vogliamo, il soggetto che parla. Quindi, se davanti ai microfoni si presenta un elemento che parla di una situazione aziendale e tu sai che quella persona è una persona importante, è una persona comunque dotata di un certo modo di fare, è una persona dotata comunque, ragazzi, di un certo appeal, se così vogliamo chiamarlo, è normale che coloro che devono investire vanno a dare ovviamente fiducia a questa persona. L'altro giorno John Elkann ha parlato e ha detto una cosa veramente molto importante, ha detto
La parte relativa alla tecnica aziendale, quindi tutto quello che voi state vedendo, ovviamente è relativa a quello che noi stiamo vivendo come società. La Juve ha anche effettuato un comunicato ufficiale abbastanza chiaro, qui ha detto comunque guardate che adesso non ci difendiamo, mentre la parte sportiva rimane intatta e ci ha tenuto a precisare che la Exor non farà per adesso un altro aumento di capitale. Il che mi ha lasciato un po' interdetto, perché io credo che, nonostante sicuramente i soldi ci siano, perché non è che noi siamo, voglio dire, non c'è una situazione mediante la quale siamo diventati senza soldi, ecco, non siamo senza soldi, ma comunque io credo che, da un punto di vista esterno, un altro aumento di capitale sarebbe servito e servirebbe, perché per arrivare a fronteggiare con, ovviamente, arrivare a fronteggiare ovviamente determinate situazioni, sicuramente serve un determinato contesto del genere, quindi ovviamente va considerato, vanno viste, vanno dette tante tante cose e quindi eccetera eccetera. Però quello di cui io vi volevo parlare è un pochino questa iniezione di fiducia che c'è stata da parte ovviamente dei nostri, da parte ovviamente ragazzi della famiglia Agnelli. La famiglia Agnelli ovviamente è una famiglia che sono 100 anni che attualmente governa all'interno della Juve, quindi sicuramente è una famiglia che sa quello che fa, certo, però io credo che la famiglia Agnelli, per quanto possa aiutare a livello di reputazione, debba comunque cominciare, dopo che tutto questo sarà risolto, a comprendere un pochino le dinamiche a livello di mercato. Nel senso, io John Elkann lo rispetto, lo considero una delle persone più probabilmente più competenti della Exor, probabilmente il più competente, altrimenti non sarebbe al comando della Exor. Però alcune volte quando si parla della Juve, da un orecchio, non, cioè nel senso, non riesce a comprendere totalmente le cose come stanno. Il calcio è diventato un gioco molto costoso. Non è più il calcio di una volta, non siamo più negli anni 90, non è più il calcio in cui i direttori sportivi arrivavano e giocavano a chi le capiva di più, comprando gente a 1 milione e scoprendo il fenomeno. Oggi anche lo scouting si fa coi soldi. Quindi è un mondo ed è un contesto all'interno del quale, se tu non vai ad investire e non vai ad investire alla pari di quelli che sono poi i tuoi avversari all'interno del contesto, rischi, di avere sempre qualcosa da fare di più, nel senso, io non voglio essere, non voglio assolutamente fare la persona che ti mette sempre di malumore, però io devo anche essere oggettivo e devo dire: se la Juventus nel lungo periodo investe, allora, se la Juve nel lungo periodo aziendale andrà ad investire bene e tanto, allora noi potremmo vedere una squadra importante. Se tu però nel lungo periodo cominci a proporre dei progetti sportivi di riserva, diciamo così, molto probabilmente le cose non funzioneranno. Ma te lo dico con grande onestà, ma te lo dico con grande leggerezza, ma te lo dico anche con la consapevolezza di chi ha visto tante squadre finire così. Investire tanto non vuol dire che assolutamente tu investi tanto e vinci. Perché ci sono anche squadre che non sanno investire, ci sono anche dei soggetti che non sanno investire, però io so e do per assodato che voi lo sappiate fare. Quindi so che Cherubini lo sa fare, che Allegri sa quello che è, che la parte sportiva gestita dagli altri dirigenti sarà in un certo modo. Non voglio vedere una Juve ridimensionata. È inutile che noi parliamo, diciamo, la fiducia c'è perché, ripeto, se gli investitori sono tornati ad investire, è perché effettivamente sanno qualcosa su John Elkann che noi non sappiamo, no? Gli investitori fanno parte di un mondo all'interno del quale si gioca cioè si va comunque a parlare di denaro, a parlare di investimenti. Quindi è normale che una persona che va ad investire qualcosa in più nella nostra squadra è una persona che vuole vedere una sorta di guadagno, perché se no non ci darebbero i soldi in maniera molto semplice. Quindi come si fa questo guadagno? Come fa una squadra sportiva ad avere la capacità di andare effettivamente ad essere soddisfacente, ad essere, se vogliamo, sicura per gli investitori? Cioè come fa una squadra sportiva ad avere un piano? La squadra sportiva deve vincere.
Questa non è una società come tutte le altre, dove tu vai all'interno di una società, ci trovi ad esempio, faccio un esempio molto semplice, dici ok, questa società per andare bene, ad esempio, deve andare a, che ne so, a guadagnare un tot all'anno, quindi deve incassare, deve fatturare, deve cercare di proporre questa cosa, deve creare, deve sfidare il mercato e i principali protagonisti del mercato per diventare la prima azienda che c'è in quel settore. Quella è una cosa, ok? Qua si sta parlando di una squadra che gioca in uno sport e l'unico modo per attrarre gente e prendere denaro è vincere in campo. Quindi bisogna innanzitutto concentrarsi sul campo e vincere trofei, partite, eccetera, eccetera. E poi in seguito bisognerà cominciare un pochino a lavorare sugli investimenti, perché a più investimenti corrisponde più vittorie. Ma è così che funziona il calcio. Ti ripeto, poi giustamente non è che se spendi 200 milioni vinci per fa è sicuro al 100% di vinci. No, però comunque sai che qui c'è gente competente. Quindi sicuramente non è che tu ti puoi, non ti puoi riparare su cose che non esistono. Cioè, capite anche voi che ci sono delle situazioni diverse, differenti, che in questo momento vanno viste, vanno chiarite, vanno comprese. Tutto qua, poi ognuno ha la propria opinione, ci mancherebbe altro, ci sono anche persone che, ci sono anche delle persone che dicono no, io voglio fare scouting, ma scouting alla Juve fino a un certo punto, nel senso noi non siamo una società di serie C che deve fare scouting, noi siamo una società che deve vincere, è inutile basare un mercato intero sullo scouting, perché non serve a niente, cioè non serve a niente, lo scouting fino a un certo punto, ripeto, poi serve anche gente di un certo livello, tutto qua. Parere mio personale, poi potrei anche sbagliarci, mancherebbe altro. Non mi permetto di dire che quello che dico io è giusto per forza, anche se personalmente credo di aver ragione su questa situazione qui. Non credo che ci siano i presupposti per fare un mercato tutto basato sullo scouting, aspettando che quello diventi forte perché forse un giorno ritornerà, non si possono fare questi ragionamenti. Fatemi sapere un po', cioè, nel senso, datemi un parere vostro sui commenti, raga, perché c'è un sacco di cose da dire, nel senso, ci sono un sacco di cose da fare.